In questi giorni De Luca ha detto che a settembre la DAD sarà inevitabile se non ci sarà almeno l'80% di alunni vaccinati. Lei come commenta? Ma De Luca è il protagonista di un primato tristissimo, cioè che gli effetti negativi della cattiva gestione della pandemia sulla scuola ha visto la campagna primeggiare con i dati peggiori che vengono in parte dalla dispersione scolastica, in parte dalle prove invalsi come abbiamo visto in questi giorni. Per De Luca la scuola non è una priorità. De Luca considera un fatto normale che si debba rinunciare già adesso alla scuola in presenza nonostante un numero sempre più alto di vaccinati, e quindi passerà alla storia come il presidente della regione che ha profondamente mortificato la scuola e quindi il futuro dei nostri figli. I presidi però chiedono, diciamo, in qualche modo l'obbligo dei vaccini per i ragazzi. Io credo che noi dobbiamo arrivare alla vaccinazione di massa, questo è un tema su cui il governo sta intervenendo anche con misure di questi tempi, anche controverse, magari non tutte condivisibili, però l'appello è che ci sia una vaccinazione quanto più massiccia possibile, perché questa variante Delta sta dimostrando che il virus si moltiplica se non c'è una vaccinazione di massa, e dove c'è vaccinazione il virus si contiene. Se noi avessimo avuto una maggiore capacità di somministrazione di vaccini e un miglior coordinamento tra regioni e Stato, probabilmente oggi staremmo meglio. Quindi si pagano ancora molti errori di programmazione, di organizzazione, di coordinamento, paghiamo schizofrenie istituzionali, quindi mi auguro che adesso prevalga quella direzione nazionale, quel coordinamento univoco che consenta di fare un'accelerata forte da qui alla fine dell'estate, in modo da provare ad avere il 70-80% delle persone vaccinate per il fine settembre. Dai dati che emergono, insomma, se si fa presto, il completamento del ciclo vaccinale contiene la variante. Se non si fa presto, noi rischiamo, non dico di stare punto a capo, però insomma di essere travolti da nuove misure restrittive che il Paese sinceramente oggi deve provare a non ipotizzare in maniera concreta ma solo in astratto. Ecco perché spiace che invece di organizzare meglio le campagne vaccinali e rimediare gli errori già mettono alcuni politici le mani avanti.